Domenica 22 gennaio dalle 9:30 nel salone del Museo Diocesano del Seminario Giovanni Speciale, la sezione Nissena dell'Associazione della Stampa celebrerà i 70 anni della propria costituzione con la presentazione di un volume, La Stampa racconta la storia, che ripercorre le vicende del giornalismo locale con alcuni saggi sulla storia della stampa nella nostra provincia. La stampa racconta la storia, che un po' vuole documentare come in questi 70 anni i giornalisti nisseni, nisseni di nascita o di adozione, sui giornali di tutta Italia, non soltanto sui giornali locali, hanno tramandato la narrazione della storia del nostro territorio e della nostra società. Oggi va molto di moda il termine storytelling, narrazione, e dobbiamo essere responsabili del fatto che i giornalisti costruiscono anche le fonti della storia del futuro. E rileggere oggi, dopo 70 anni, quello che è stato scritto dai nostri colleghi negli anni precedenti, in momenti estremamente ricchi di eventi storici, di processi di trasformazione, ci permette di ricostruire una storia impegnativa anche per oggi. Abbiamo trovato tra le firme dei nostri colleghi personalità di rilievo eccezionale. Sono stati i giornalisti nisseni Giuseppe Alessi, Leonardo Sciascia, anche Mario Farinella, editori come Salvatore Sciascia, e sono giornalisti nisseni dei colleghi che sono diventati direttori di testate nazionali e che saranno celebrati e festeggiati nel nostro evento di domenica. Nel corso dell'evento verranno inoltre consegnati riconoscimenti alla carriera ai colleghi che sono iscritti all'albo da oltre 40 anni, da 25 a 30, e dai colleghi nisseni che sono diventati direttori di testate a livello nazionale. La stampa nissena ha espresso in questo senso esperienze nazionali rilevanti come Enzo D'Antona, come Emanuele Macaluso, Giorgio Mulè, Claudio Sardo, Antonio Sciortino. Si tratta di un compleanno importante e bisogna dire che l'Associazione Siciliana della Stampa, la sezione di Caltanissetta, è anche molto più antica, molto più vecchia rispetto all'Ordine dei giornalisti che venne istituito nel 1963. È un momento che non poteva passare senza un momento di riflessione, soprattutto con la chiamata, la convocazione a raccolta da parte dei giornalisti più anziani della provincia di Caltanissetta che hanno fatto anche la storia di questa professione. Al termine, alle 11:45, sarà celebrata una messa nella cappella maggiore del seminario nella ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.